Il disastro del Milan, spazzato via dalla Coppa dei Campioni per mano di uno scatenato Atletico Madrid 4-1 al Vicente Calderon, ma l'aggregato diventa 5-1 considerata anche la vittoria dell'andata, affonda le sue radici nell'estate del 2012, quando di fronte ad un tetto in gaggi che si era smisuratamente moltiplicato, la società rase al suolo l'organico che aveva consentito ad Allegri di arrivare primo al primo tentativo, secondo nell'anno successivo vincendo anche la Supercoppa di Lega, e non consentì più al Milan di avere a disposizione una squadra competitiva. L'umiliazione del Vicente Calderon è prima di tutto la caporetto delle scelte sbagliate di mercato firmate Adriano Galliani, per il quale si prepara la resa dei conti con Barbara Berlusconi, che verrà sicuramente accelerata. L'azzeramento dell'organico nell'estate del 2012, l'incapacità di costruire una squadra che fosse competitiva e soprattutto che avesse una difesa degna di questo nome, e basti ricordare che cosa disse Galliani nell'estate scorsa quando, preso Silvestre, affermò con l'ex interista siamo a posto, è stata la base di partenza di questa stagione fra le peggiori, se non la peggiore, nei 28 anni di gestione di Silvio Berlusconi. Condannato ad un insopportabile anonimato in campionato, dove la squadra continua a prendere troppi gol, 38 in 27 partite, e ad incassare troppe sconfitte, 10 in 27 gare del torneo, il Milan sperava che l'impresa fosse possibile al Vicente Calderon per ribaltare una stagione compromessa sin dall'inizio. Così non è stato, perché il calcio e il campo alla fine raramente mentono. L'Atletico Madrid del bravissimo Diego Simeone torna nei quarti di finale della Coppa dei Campioni dopo 17 anni. In questa stagione ha segnato 94 gol fra campionato e coppe, dispone di una organizzazione di squadra solidissima, tant'è vero che è presumibile che la corsa dei colchoneros non si fermi ai quarti di finale. Il Milan è all'anno zero. Deve decidere Silvio Berlusconi che cosa fare, dove intervenire. È evidente che Seedorf sia il meno colpevole di tutti. È arrivato in corsa all'inizio dell'anno, ha sostituito Allegri, ma nemmeno Allegri aveva fatto miracoli, nemmeno Seedorf può fare miracoli di fronte ad una povertà di gioco e di interpreti davvero sconsonante per quella che sino all'inizio dell'anno era stata la squadra più titolata del mondo in campo internazionale, sorpassata dagli egiziani dell'Al Ahly. Ma questo titolo risulta più che mai effimero, perché in questo momento il Milan è lontanissimo anche dall'Europa League. In campionato deve cercare di vivere un finale di stagione dignitoso negli ultimi 11 turni per poi gettare le basi di un'autentica rifondazione. Basta con i mancati acquisti dei difensori, basta con i doppioni o i triploni nel settore dei trequartisti in attacco, bisogna chiarire l'equivoco Balotelli, è un giocatore da Milan, è l'uomo attorno al quale ricostruire la squadra o è l'uomo invece da cedere per ricostruire la squadra? Certo è che questo è davvero l'anno zero dei rossoneri. Barbara Berlusconi avrà molto lavoro da fare.